Paolo Archetti, bentornati e bentornati a un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di quella che considero una piccola perla nascosta, un anime disponibile ormai da diverso tempo su Crunchyroll, del quale potreste non avere mai sentito parlare, ma che secondo me merita davvero tanto la vostra attenzione. Sto parlando di Raven of the Inner Palace, prodotto nel 2022 da BN Pictures e per ora composto da una sola stagione, per un totale di 13 episodi di 23 minuti ciascuno. L'anime è a sua volta tratto da una light novel del 2018 della casa editrice Shueisha, intitolata Kokyu no Karasu, scritta da Kouko Shirakawa e illustrata da Ayuko. Se vi piacciono le storie di fantasmi e le atmosfere storiche della Cina imperiale, quest'anime probabilmente fa il caso vostro. È bene notare però che la storia non ha esattamente luogo nell'antica Cina, bensì in un mondo di fantasia fortemente ispirato dalle atmosfere della Cina imperiale. Siamo infatti nel paese di Shou, una nazione che si trova al centro del mondo. Il giovane Xia Gaojun ha appena preso il potere con un colpo di stato, spodestando la malvagia imperatrice sua nonna e prendendone il posto sul trono. Come imperatore ha diritto a diverse consorti, ma ce n'è una in particolare che è diversa dalle altre, una ragazza misteriosa e inavvicinabile, la consorte Corvo. Benché ufficialmente una consorte dell'imperatore come tutte le altre, la consorte Corvo non è tenuta ad adempiere ad alcun dovere coniugale, né ad obbedire agli ordini di nessuno, e anzi vive isolata nel suo palazzo personale, a cui in teoria nemmeno l'imperatore stesso dovrebbe avvicinarsi. Tuttavia è possibile farle visita, ma solo nel caso in cui il visitatore abbia delle richieste molto particolari, richieste che riguardano il sovrannaturale. Ed è proprio con una richiesta simile che l'imperatore la cerca e anche grazie al dono di alcuni dolci riesce a farsi ascoltare. Con somma sorpresa di lui, la consorte in questione non è la vecchia megera che si aspettava, ma una giovane di 16 anni dall'aria autorevole e che si esprime con un linguaggio piuttosto antiquato. Il suo nome è Liu Shoshue ed è in realtà succeduta alla precedente consorte Corvo 2 anni prima. Ed è così, per dare pace a un fantasma rimasto legato ad un orecchino, che la storia tra l'imperatore e la consorte Corvo ha inizio. Nonostante le regole e l'iniziale riluttanza di Shoshue, cresciuta con il dogma di dover vivere da sola, senza che nessuno potesse mai avvicinarsi a lei, la consorte e l'imperatore inizieranno a vedersi sempre più spesso, esorcizzando i fantasmi che popolano la corte interna e, al contempo, scoprendo gli intrighi politici nascosti dietro a molti delitti risolti. Ma non è una semplice storia episodica. I fantasmi e i delitti coi quali due si trovano di volta in volta ad avere a che fare sono spesso legati in qualche modo al passato di lui o di lei, alla lotta per il potere tra la dinastia di Gaojun, attuale imperatore, e quella precedente, spodestata e poi perseguitata da suo nonno, sino a scoprire la verità nascosta dietro alla nascita del regno di Shou e alla vera natura della consorte Corvo. Come dicevo all'inizio, al momento è stata prodotta soltanto una stagione, ma già in questa vi sono sviluppi interessanti legati ai protagonisti e alla storia principale, che secondo me non ristagna affatto e anzi diventa sempre più intrigante. La light novel, ossia il romanzo illustrato dal quale è stato tratto questo anime, consta di 7 volumi, pubblicati tra il 2018 e il 2022, dunque potenzialmente c'è ancora tanto materiale dal quale attingere per eventuali future stagioni. Io vi consiglio caldamente di cercarla e guardarla se avete accesso ad un abbonamento a Crunchyroll. Come la maggior parte degli anime presenti su tale piattaforma, è disponibile purtroppo solo in lingua originale, ossia in giapponese, con sottotitoli in inglese. Hola, sono Orprof dal futuro. In fase di editing mi sono accorto che finalmente Crunchyroll ha provveduto ad aggiungere anche l'audio inglese, quindi ora è possibile guardare quest'anime doppiato. Ma devo avvisarvi, sulle prime i sottotitoli potrebbero risultarvi un po' confusi. Sì, perché chi si è occupato della traduzione ha pensato bene di conservare la traslitterazione dei nomi dei personaggi dal cinese, suppongo per rimanere coerente con l'ambientazione, mentre però l'audio originale fa uso della pronuncia giapponese. Il risultato, come dicevo, è un po' disorientante all'inizio, però ci si abitua. Ad esempio la nostra protagonista si chiamerà Shoshue nei sottotitoli, ma dall'imperatore, ossia l'unico che si permette di chiamarla per nome, sentirete dire Jujutsu. Allo stesso modo, il giovane monarca sarà Gaojun nei sottotitoli, ma lei lo chiamerà sempre Kaoshun. Tenete a portata di mano un pezzo di carta e una matita per le prime puntate, così vi potete segnare chi è chi. Le atmosfere sono la prima cosa che mi ha conquistato. Veniamo calati fin da subito nella corte interna della città imperiale, molto simile alla città proibita della Cina vera, un luogo protetto e quasi tagliato fuori dal mondo, nel quale vivono nobili, funzionari e schiavi, e dal quale nessuno entra o esce, eccezion fatta per l'imperatore. Le musiche sono altrettanto belle e molto evocative e accompagnano bene le immagini, raccontandoci assieme ad esse la storia e lo stato d'animo dei personaggi.
La protagonista mi è risultata simpatica fin da subito, nonostante il suo carattere scostante, che più in là diventerà borderline tsundere nei confronti di Gaojun, non mi è risultata antipatica. A differenza di altre protagoniste anime, il suo carattere trova motivazione nel modo in cui è stata cresciuta e nel ruolo che si ritrova a ricoprire. Le è stato insegnato che la consorte Corvo è destinata a restare sola, a non avere amici né a conoscere l'amore, e reagisce di conseguenza ai tentativi degli altri, in particolare di Gaojun, di avvicinarla. Allo stesso tempo, però, è comunque ancora una ragazzina molto giovane che desidera la compagnia altrui, e quando le indagini svolte col giovane imperatore iniziano a portare nella sua vita nuove amicizie, la vediamo fortemente tentata da questa nuova vita. Il modo in cui la sua stoicità e la sua intransigenza vengono meno non appena le vengono offerti dei dolci o qualche altro manicaretto è allo stesso tempo buffo e adorabile. Per ora mi fermo qui e non vi faccio altri spoiler sulla storia in generale o sui personaggi. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate, se lo avete visto o se non l'avete ancora visto, se questa mia piccola presentazione vi ha magari un pochettino intrigato. Non dimenticate che potete sostenere questo canale in molti modi, ci sono dei link affiliato qua sotto in descrizione con i quali potete acquistare delle magliette di Tostadora oppure le gustosissime box di HelloFresh. In letteratura potete sostenermi anche abbonandovi al canale con l'apposito pulsante qua sotto. Un grazie grossissimo a Monaco Punch, Mitred Princess e Gigi Live per sostenere il canale tramite l'abbonamento. Ma è possibile farlo anche in modo totalmente gratuito mettendo un mi piace a questo video e condividendolo con gli amici. D'Orprof è tutto, un abbraccio. Ciao!